Sono Pietro Ruffo, sono un artista romano. Siamo nel mio studio al Pastificio Cerere, un'ex fabbrica di pasta nel cuore di San Lorenzo. Per la Cruis 2023, Maria Grazia Chiuri mi ha chiesto di fare un viaggio senza limiti. Questo viaggio incredibile parte da Granville, una casa che Monsieur Dior amava la follia. E da una rosa dei venti che è un mosaico pavimentale all'ingresso del suo giardino. È come se questa rosa dei venti fosse diventata una sorta di amuleto, un talismano, ma il cuore di questo viaggio è sicuramente la città di Siviglia. Dopo 2 anni di pandemia, per Maria Grazia era importante riportare un clima di festa. Allora, quale migliore occasione della Feira de Abril? La Plaza de España di Siviglia è stata in qualche modo il centro dell'ispirazione di questo progetto. E quindi per il setup ho disegnato tantissimi elementi, dalle barche che passano nel canale, ai timpani delle casetas, a tutte le sedie, ci saranno centinaia di sedie tradizionali spagnole, ma completamente ridipinte una a una. Le tovaglie, i tavoli. Sarà veramente una festa tradizionale rimischiata e riletta in un momento contemporaneo. In questa cruise ci sono dei disegni che fanno riferimento alla ceramica, all'architettura islamica, dell'architettura mudéjar. E quindi sempre attraverso la carta e la penna, come se si potessero avere diverse esperienze sensoriali e diverse esperienze tattili. La tecnica che uso principalmente è penna e carta. Il primo gruppo di disegni che ho realizzato erano molto vicini alla tradizione spagnola. Li ho consegnati a Maria Grazia. E aveva una sorta di entusiasmo. Allora mi dice: Pietro, i disegni vanno bene, però lascia perdere la tradizione e vai a ruota libera in altre direzioni. E poi questi disegni passano dalle mani sapienti degli atelier Dior. È molto bello per me scoprire poi come qualcosa di molto semplice, cioè penna su carta, si trasforma in un mondo meraviglioso. E questo è grazie a Maria Grazia e grazie a Dio.